Buongiorno a tutti e bentornati su Gaming Galaxy. Come ogni lunedì arriva il video della settimana e quindi come ogni lunedì vi ricordo di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle novità dei titoli che seguiamo. Bene, 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 torniamo a parlare di Ant Showdown. È un po' che non faccio un video perché sono veramente eoni che non fanno un aggiornamento, non dicono qualcosa di decente. Oggi è andata in live la signorina con gli occhiali che io amo tantissimo, che non avete idea di che cosa gli farei a quella faccia e soprattutto su quegli occhiali, ma potete immaginarlo. E dal lato mio perverso parliamo invece di quello che è stato annunciato oggi e che plausibilmente entro il weekend arriverà la nuova roadmap sul sito, che poi ovviamente porterò qua sul canale probabilmente questa domenica. Ora, nella live di oggi, che invece quando sto registrando il video è il 16/01/2020, mentre voi state guardando il video il lunedì, e sono stati annunciati parecchi aggiornamenti. Prima di tutto, l'uscita anche su PlayStation 4 il 18 febbraio 2020 e l'uscita ufficiale su Xbox One sempre per quella data. Quindi, a posto così, anche per i ragazzi della PlayStation 4 e Xbox saranno felici. L'editore, chi pubblicherà la PlayStation 4, la versione della PlayStation 4 sarà Koch Media, che il nome dice tutto, ma si chiama così, Koch Media. Non possiamo farci assolutamente niente, oggi la news va così e va bene. Accanto ovviamente a questa notizia si ha che verrà annunciato con l'update 1.2 anche crossplay tra le due piattaforme, quindi PlayStation e Xbox. Chiaramente non potete venire a giocare con i ragazzi del PC per il semplice fatto che quando noi vi abbiamo mirato e sparato voi ancora state capendo dove cazzo siamo, quindi finché giocate col pad su console non provate neanche a mettervi contro di noi. Ora, discorso PC Master Race, scusatemi ma mi è venuta così, ma è la verità dei fatti e quindi non ci possiamo fare niente. Ora, dopo l'annuncio vario ed eventuale che è stato bla 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 detto dal CEO sia di Crytek che di Koch Media, che continueranno a sviluppare e ottimizzare il gioco anche su più piattaforme insieme alla nostra community, è stato annunciato anche che cosa porterà l'aggiornamento 1.2 e che cosa porterà poi dopo l'aggiornamento 1.2 su tutte le piattaforme. Queste sono le news che in realtà ci interessano e che poi andremo un pochino a sviscerare quando uscirà la roadmap e probabilmente anche le live come fanno di solito quelli della Crytek, quindi aspettatevi altri video. Ebbene, l'aggiornamento 1.2 vedrà arrivare oltre al crossplay un tutorial avanzato, le squadre da tre casuali, nuovi cacciatori leggendari, nuove attrezzature e armi ovviamente da tutte le parti. Dovrebbero in teoria anche migliorare finalmente, ma questo vale per il PC client, quindi per la versione PC, dei miglioramenti delle prestazioni lato server e lato CPU nostro, quindi in teoria dovremmo avere le classiche patch per l'aggiornamento e il miglioramento del gioco, per noi PC ovviamente perché per PlayStation 4 e Xbox non è necessario. Dopo l'aggiornamento 1.2 invece avremo la modalità solo PvE, e qua alzo le mani. Se hanno reintrodotto la modalità solo PvE, probabilmente se seguite Ant dai suoi albori vi ricorderete un video, tra l'altro messo anche in community da Slade, per quanto riguarda Ant Showdown, in cui c'era solo la modalità PvE, cioè il gioco era stato pensato in modalità PvE, e quindi potrebbero averlo riportato magari uno stand alone, quindi un gioco di questo tipo. Vedremo, sono veramente molto curioso di sapere questa modalità solo PvE, degli eventi live, le personalizzazioni dell'outfit, che anche questo ci mancava ma non era necessario, ok, e dulcis in fundo finalmente una nuova mappa. Quindi spero in realtà che quest'anno ne vedremo due di nuove mappe, ma conoscendo la velocità che ha Crytek ne vedremo solo una. Quindi, che dire, veramente 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 un bell'annuncio,
o meglio, sono stati dei begli annunci, un po' su tutta la linea. Questo vuol dire che nel 2020 Ant non morirà, come in realtà pensavamo, ma verrà comunque costantemente supportato. E ovviamente io sarò qua a supportare Ant, per il semplice fatto che è un gioco che a me continua a piacere, anche se mi fa incazzare particolarmente. Il video è finito, vi ricordo di seguirci su Mixer durante la settimana, trovate il link in descrizione e vi saluto con il solito GG a tutti quanti.